Buongiorno amici e amiche, buon giovedì 22 ottobre 2020. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti 49-53. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Ancora una volta, i toni di Gesù sono duri e quando Gesù è duro non lo fa per spaventarci, ma per essere incisivo e farci aprire bene orecchie e mente. Ci dice che è venuto a gettare fuoco, il fuoco dello Spirito, il fuoco della fede. E diciamoci la verità, quanto ci siamo allontanati dal fuoco di Gesù. Ormai scambiamo la fede per buonismo, per qualche azione buona di carità fatta per tranquillizzare la coscienza, per conquistarci il benvolere di Dio o addirittura per superstizione. Quanto siamo disposti ad accrescere la nostra fede? La risposta a questa domanda sta in quanto siamo disposti a dover andare contro i modi mondani di vivere, contro il modo comune di pensare, agire, parlare. Quante messe subite anziché vissute, quante preghiere meccaniche anziché meditate, quanto preferiamo fare qualcosa di sfrenato piuttosto che sprofondare nella meditazione dello Spirito. Non accontentiamoci di una fede scialba e annoiata. Riaccendiamo la vita spirituale che ci è stata data nel battesimo e chiediamoci: ho un padre spirituale che mi aiuti nella crescita di fede? Buona giornata a tutti!